Ognuno di noi è unico, speciale e infinitamente prezioso agli occhi di Dio. Dunque, per quale motivo dovremmo rinunciare a noi stessi per apparire davanti agli altri in modo diverso? Ricordiamoci che l'apparenza può ingannare gli uomini, ma non il Padre Celeste. A questo proposito si possono fare alcuni esempi. Se una persona compie azioni di carità verso i fratelli, anche le più semplici e spontanee, con cuore sincero, avrà una ricompensa più grande che se queste vengano compiute con superbia solo con il fine di autocelebrarsi. Se una persona, invece, per paura del giudizio altrui, preferisce sacrificare la propria personalità e le proprie idee per quelle indefinite della massa che lo circonda, si svuoterà del suo tesoro più prezioso, ovvero la sua unicità. Non vale la pena usare delle maschere per una vita di apparenza, altrimenti quando tutto cadrà come un castello di carte non rimarrà più nulla. Le fondamenta della vita risiedono nella fede. I progressi sono i materiali per costruire il nostro futuro e Dio è la roccia sulla quale bisogna trovare il principio di ogni cosa. Solo riflettendo sulle proprie origini si può avere la forza di andare avanti senza paura. Thank you.